A Cigliale la giunta comunale dispone del rinnovo del sistema di valutazione permanente del personale dipendente. Crisi alla Confcommercio di Giarre, lascia nel presidente Castorini alcuni componenti del direttivo. Calcio, la settimana amara della Cereale, prima la sconfitta con l'Igea, ieri il KO nella finalissima di Coppa Italia col Mazzara. Bentrovati con una nuova edizione di TG Reporter. Questi gli argomenti in primo piano, tra gli altri parleremo anche delle terme di Acireale che si avviano al fallimento. Non è stata concessa infatti la proroga per la presentazione del bilancio 2014. La deputata regionale Angela Foti del Movimento 5 Stelle attacca il governo regionale di Crocetta. Parleremo anche del carnevale ad Cicatena, con la doppia manifestazione a Cicatena in maschera che coinvolgerà sia le scuole che la cittadinanza. E poi per lo sport, spazio anche alla querela sullo stadio regionale di Giarre, con i lavori che si protraggono nel tempo per la delusione e le critiche del presidente dell'ASD Giarre, Giovanni Di Martino. Ma come sentito dai titoli, partiamo da Cereale, dove la giunta comunale ha disposto il rinnovo del sistema di valutazione permanente del personale dipendente. Serve all'ente a capire i reali costi dei servizi espletati, a monitorare l'attività dei dipendenti pubblici e non solo. Vediamo. Dopo le novità introdotte dalla Giunta Comunale di Acireale, che nei giorni scorsi ha approvato il regolamento per la gestione dell'orario di lavoro, di servizio, dello straordinario, delle ferie, dei permessi e delle assenze dei dipendenti pubblici, tra le novità una drastica riduzione della flessibilità sull'orario di lavoro, un solo rientro pomeridiano e il taglio del 50% dei buoni pasto, il Comune risponde adesso al decreto legislativo 150 del 2009 di attuazione della legge delega 15 sempre del 2009 e con la delibera numero 7 approvata ieri dalla giunta comunale dispone il rinnovo del sistema di valutazione permanente del personale dipendente. La nuova metodologia di valutazione delle performance ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti. Nel processo di misurazione e valutazione delle performance individuale e organizzativa interverranno sia il sindaco che la giunta e ancora il nucleo di valutazione, i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa, in ultimo i cittadini e le associazioni. Il sindaco sarà chiamato a valutare il segretario generale, il nucleo di valutazione i dirigenti a loro volta valuteranno i responsabili dei settori o i titolari di posizione organizzativa e questi ultimi il personale loro assegnato. L'attuazione del sistema di valutazione delle performance, precisa il sindaco Roberto Barbagallo, risponde ad esigenze legislative e serve all'ente a capire i reali costi dei servizi espletati, a monitorare l'attività dei dipendenti pubblici con la possibilità di valutare il carico di lavoro, porre i correttivi ad eventuali lacune e criticità dei settori e ancora ad ottimizzare le risorse umane, economiche e di conseguenza i servizi forniti dall'ente ai cittadini. L'assessore alle politiche sociali intanto Adele Danna informa che da martedì 26 gennaio saranno in consegna presso gli uffici del settore servizi sociali in via degli Ulivi 21 le tessere AST per il percorso urbano ed extraurbano destinate alle persone anziane. I giorni di ricevimento degli uffici sono lunedì e giovedì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Ci spostiamo a Giarre, parliamo di cronaca, ancora episodi di vandalismo nel quartiere Camposanto Vecchio, dove ignoti autori hanno pesantemente danneggiato i nuovi elementi di arredo realizzati nell'ambito della riqualificazione di Piazza De André.
Sono stati divelti tre paletti artistici con funzione di dissuasori che delimitano l'area perimetrale della piazzetta allo scopo di inibire l'accesso alle auto, ma oltre ai paletti sono stati divelti anche due portarifiuti lanciati al centro della piazza, come vedete dalla foto. L'inqualificabile episodio è solo l'ultimo di una serie verificatesi nel quartiere alle spalle di Piazza Duomo. Nei mesi scorsi, infatti, era stato lo stesso parroco del Duomo, Antonino Russo, a lanciare l'allarme denunciando gravi situazioni di teppismo sfrenato. Terremoto, intanto restiamo a Giarre, ai vertici della Confcommercio locale, dove il già presidente Armando Castorina e la componente del direttivo Alessandra Raciti hanno comunicato di lasciare il direttivo della Confederazione. Sullo sfondo della crisi, il difficile rapporto tra il presidente Francesco Candido e Armando Castorina, che già in un precedente incontro aveva deciso di autosospendersi. All'origine delle frizioni, secondo quanto si è appreso, gli ambigui rapporti tra Castorina e Città Viva e le battaglie politiche condotte da quest'ultimo sotto l'egida di Confcommercio all'insaputa del direttivo. Ma ad irritare Candido sarebbe stato quel ruolo che Castorina avrebbe assunto all'interno della rete delle associazioni, un ruolo pare squisitamente politico. Ieri sera, così, al termine di un'accesa riunione svoltasi nella sede dell'Agorà, il presidente della locale Confcommercio ha annunciato come la stessa non intenda rimanere all'interno della rete delle associazioni, una rete definita fantoccio e che di fatto altro non è che un derivato di Città Viva. Queste le considerazioni di Candido. E restando ancora a Giarre, ieri sera ancora una seduta di consiglio comunale a vuoto. Vediamo. Ancora una seduta a vuoto in Consiglio Comunale ieri a Giarre. Il civico consesso giarrese, infatti, si era riunito per esaminare il bilancio consuntivo del 2014, ma il punto all'ordine del giorno è stato rinviato ad un'ulteriore seduta fissata per giovedì 28 gennaio. Il consigliere Raffaele Musmeci, capogruppo di Articolo 4, grande conoscitore delle procedure che regolano l'attività dell'assise consiliare, ha prima richiesto la presenza in aula dell'attuale dirigente finanziario dell'ente, l'ingegnere Pina Leonardi, inizialmente assente in aula. Poi, una volta giunta, lo stesso consigliere Musmeci ha sollevato una pregiudiziale per un refuso in una data riportata nella proposta di delibera. Da qui il rinvio della seduta. Il bilancio consuntivo 2014 dovrà comunque essere approvato dal Consiglio Comunale entro metà febbraio, pena lo scioglimento del Consiglio stesso. Intanto, con questa serie di rinvii e di brevi sedute di Consiglio Comunale, il costo dei consiglieri resta immutato. Anche se la seduta dura pochi minuti, infatti, il gettone di presenza scatta ugualmente. Il sindaco di Riposto, Enzo Caragliano, ha diramato stamane un'ordinanza con la quale si dispone l'istituzione del limite di velocità permanente a 20 km orari a tutti i veicoli in transito in entrambi i sensi di marcia lungo la strada 17. L'ordinanza sindacale scaturisce dagli inconvenienti che si registrano lungo l'arteria con diversi veicoli rimasti in panne per la presenza di un considerevole deflusso di acque meteoriche in caso di piogge, provocando tra l'altro la formazione di voragini che rappresentano un pericolo per la circolazione veicolare. Da un consiglio all'altro, il Consiglio Comunale di Acireale, tornato ieri sera a riunirsi, ha approvato all'unanimità il regolamento per il conferimento e criteri di autorizzazione incarichi extra istituzionali consentiti al personale della città di Acireale. Il regolamento disciplina l'assunzione di incarichi esterni, come provengano da altre amministrazioni pubbliche, ovvero da società o persone fisiche che svolgano attività professionali o di impresa, e il conferimento di incarichi interni al personale dipendente del comune di Acireale non rientrante tra i rispettivi compiti e doveri di istituto. Il regolamento si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, a tempo pieno e parziale, oltre che al personale dirigenziale. Adesso ci fermiamo, spazio alla pubblicità, poi di nuovo qui per la seconda parte di Reporter.
tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel Città Città, il rotocalco settimanale che affronta e approfondisce con ospiti in studio le tematiche di attualità. Tutti i venerdì ore 21.10, in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23, online su YouTube e Facebook. Conduce in studio Antonio Carozzo. Città Città, il dibattito parte da qui. Vivi l'emozione del carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli. Riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in carta pesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato. Per info 095 895 249. carnevalediacireale.it. Sabato 30, parata di apertura con il carro allegorico vincitore dell'edizione 2015. La reginetta del carnevale accompagnata dalle Cookie Band Svizzera Harlequin, la Marching Band Amaseno e altre bande folcloristiche. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Acireale, nuovo ampio concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. Scuola Emanuele Rossi, Aci Catena. Preparazione ed educazione. Questi gli obiettivi dei nostri progetti per i vostri figli. Ci prendiamo cura di loro, sin da piccoli, per individuare insieme un percorso di crescita corretto e di sensibilità per il loro futuro. Le nostre scuole in tre sedi sono per l'infanzia e le primarie. Hanno dei programmi ricchi di attività affiancate allo studio, che rendono interessanti le lezioni ai bambini sin da piccoli. Laboratori di robotica, ceramica, artistico, cucina, aule studio per l'apprendimento dell'inglese, palestre, campi di calcio, laboratori di psicomotricità. Scuola elementare Emanuele Rossi, primo circolo didattico Aci Catena. Sede centrale in via Francesco Strano. Altri plessi in via Ettore Maiorana e in via Arena. La scuola Emanuele Rossi progetta il futuro dei vostri figli. Le iscrizioni si chiudono il 22 febbraio. La pizzeria di Flora Caffè? Carina! L'ho già scelta per il mio compleanno. Pizza buonissima cotta nel forno a legna. Patatine patatose, E poi è elegante, simpatica al punto giusto per essere la location della mia festa. Anche i miei genitori ci vanno spesso, perché oltre alle ottime pizze propongono fuori menù piatti a tema con la stagione. Straordinari! La pizzeria di Flora Caffè. Il gusto fatto ad arte. Via Sclafani 40, di fronte Benvesti a Cireale. Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili, robotica, multimedia, ambiente e territorio. Istituto di Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris a Cireale. Sezioni industriale e geometra. L'unico della provincia con indirizzo chimica, materiali e biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Nella sezione geometri, costruzioni, ambiente e territorio. Pisolo, i corredi di qualità. Ora è in corso Savoia 40. Un grande assortimento di biancheria per la casa. Linea cucina, linea bagno, lenzuola, trapunte, copriletti, pigiameria uomo, donna, bimbo, corsetteria Playtex. Pisolo, i corredi di qualità. Tutto delle più importanti firme italiane, come Zucchi, Bassetti, Caleffi, Maeba e Via Roma 60. E per i più piccoli, gli Allegri Disney. Pisolo, vi aspettiamo nel nuovo showroom di Corso Savoia 40 a Cireale. Sconti fino al 50%. Rientriamo in studio per la seconda parte di Reporter, che apriamo parlando delle terme di Acireale, terme verso il fallimento. Non è stata concessa infatti la proroga per la presentazione del bilancio 2014, intanto la deputata regionale grellina Angela Foti attacca il governo regionale di Crocetta, vediamo. Niente proroghe per la presentazione del bilancio 2014, terme di Acireale verso il fallimento. Il giudice del Tribunale fallimentare di Catania infatti ha deciso di non concedere alcuna proroga al neocommissario liquidatore, l'avvocato Gianfranco Todaro, con conseguenze che nel giro di una quindicina di giorni potrebbero diventare tragiche. Siamo giunti praticamente al capolinea, il commento della deputata accese all'Ars del Movimento 5 Stelle, Angela Foti, come voleva questo governo fantoccio, con ogni probabilità si giunge
aggiungerà la dichiarazione di fallimento della società, affidando gli interessi dei creditori ad un curatore fallimentare. Il riferimento, chiaro, diretto e senza giri di parole, è al governo regionale di Rosario Crocetta, che nel 2013, affidando la gestione delle Terme Acesi all'ex commissario Luigi Bosco, le aveva parzialmente riaperte dopo la chiusura disposta durante il periodo della gestione Ferro Battaglia, ma nessun'altra azione, denuncia adesso la Foti, fu compiuta per rilanciare la società, con il risultato finale di aggravare ancora di più la situazione economico-finanziaria delle terme. Da qui l'esposto alla Procura della Corte dei Conti, presentato dai pentastellati nell'ottobre dello scorso anno, per un possibile danno erariale dovuto alle scelte gestionali del socio unico della società, vale a dire il presidente siciliano Crocetta. Governatore, denuncia ancora la Foti, che aveva promesso il rilancio della società con la stesura del bando di affidamento, salvo poi scoprire, dopo anni di slogan, che a fare il bando deve essere la stessa partecipata. Il governo Crocetta si è sempre dimostrato passivo, conclude la nota della Grillina Cese, distinguendosi per un doloso immobilismo che ha portato a conseguenze nefaste per quello che era un assetto strategico dell'economia turistica della costa ionica. Terme di Acireale dunque verso il fallimento, e questo proprio alla vigilia di un convegno del Lions Club di Acireale, organizzato per domani sera nella prestigiosa Accademia degli Zelanti dei Danfrici di Acireale e dal titolo Le risorse termali, fonte di benessere e turismo in Sicilia. Ed in merito alle ultime notizie, così il forum permanente sulle terme, promosso proprio dal Lions Club Acese, ha commentato con speranza: se dovesse fallire la società di gestione, non falliranno certo gli stabilimenti termali, che sono e rimangono di proprietà pubblica. È da qui che bisogna ripartire. Si parlerà invece di carnevale questa sera a Città, a partire dalle 21.10 sulla nostra emittente. Il nostro rotocalco settimanale concentrerà le sue attenzioni sull'edizione 2016, sulle novità ma anche sulle recenti polemiche. Vediamo. Dismessa la veste buona in onore di San Sebastiano, Acireale veste i panni carnascialeschi di Re Burlone, perché la festa più pazza dell'anno è ormai dietro l'angolo e sarà un carnevale diverso dagli altri, senza i cari infiorati nel periodo carnascialesco, perché dirottati a fine aprile per una parata primaverile esclusiva, la cui fondazione e comune di Acireale aspettano molte indicazioni in termini turistici e di destagionalizzazione, e con i cari allegorici in cartapesta sì, ma non nuovi, bensì quelli che sfilarono nel 2015, atteso che la cittadella è rimasta chiusa in vista dei lavori di miglioria della struttura, in cui i maestri della cartapesta inventano e forgiano le mirabolanti, colorite, spregiudicate perché satiriche, macchine dell'allegria. Del Carnevale 2016 si occuperà Città, il nostro settimanale di approfondimento, condotto in diretta dai nostri studi dal direttore Antonio Garozzo e con il contributo dell'opinionista avvocato Enzo Di Mauro. Ospiti della puntata dedicata al Carnevale, il presidente della Fondazione Antonio Coniglio, il consigliere comunale Rito Greco, il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Acireale Maurizio Musumeci. Per la trasmissione metterà a fuoco anche la polemica rovente aperta dall'Ampi e da altri per la collocazione del Carnevale dei Fiori nel lungo ponte primaverile del 25 aprile, data in cui l'Italia ricorda la liberazione dal nazifascismo. Il Carnevale 2016, il suo programma, le storie del Carnevale, le novità che da quest'anno daranno un volto nuovo alla popolare manifestazione acese, la cartapesta e i fiori, saranno quindi al centro di Città, ore 21.10, perché il dibattito sul Carnevale, anche questo, parte da qui. E a proposito di Carnevale, ad ACI Catena stamattina sono state presentate tutte le iniziative carnascialesche organizzate dall'amministrazione maesano. Vediamo. ACI Catena in maschera, questo è il titolo della manifestazione organizzata dal comune di ACI Catena e dall'assessorato alla pubblica istruzione. La kermesse si svolgerà in due giornate e prevede la sfilata ed esibizione di gruppi in maschera degli istituti scolastici del territorio comunale. Il tema sarà libero. Giorno 4 febbraio prenderà il via l'iniziativa, che è rivolta agli alunni frequentanti i plessi scolastici del territorio catenoto di ogni ordine e grado. Per ogni plesso scolastico è consentita la partecipazione di uno o più gruppi. Gli istituti che intendono partecipare devono presentare al seguente indirizzo email ufficioturismoacicatena@gmail.com la domanda di partecipazione al concorso entro il 28 gennaio 2016.
La manifestazione si svolgerà e prevede un raduno iniziale di tutti i gruppi, una sfilata per le vie principali del centro cittadino ed un'esibizione di durata massima di 5 minuti che coinvolga pure il pubblico sul palco allestito per l'occasione in Piano Umberto. Invece il 7 febbraio Acicatena in maschera. Alla manifestazione potranno partecipare bambini e ragazzi in maschera e gruppi mascherati fuori concorso e la cittadinanza tutta. È previsto un raduno iniziale, una sfilata per le vie principali del centro cittadino ed animazione sul palco allestito per l'occasione in Piano Umberto. La Proloco di Giar, invece, presieduta da Salvo Zappalà, organizza il 10° premio di poesia San Valentino, un premio articolato in due sezioni, lingua e dialetto siciliano. I lavori dovranno essere inviati in triplice copia, non oltre il 14 febbraio, presso la segreteria della Proloco in piazza Alessi 8 a Giarre. Oggi memoria mensile di Santa Rita nella chiesa di San Rocco ad Acireale alle 18 vi sarà la recita del Santo Rosario, poi alle 18:30 la celebrazione della Santa Messa e la benedizione con la reliquia. Sempre questa sera alle 19:30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria degli Angeli di Acireale interverrà Monsignor Paolo Urso, vescovo emerito di Ragusa, per l'incontro dal titolo La famiglia oggi, giardino da coltivare o terra di nessuno. Ed infine Unicoop Sicilia, parliamo di Unicoop Sicilia che ha scelto Acireale per presentare il premio Migliore Idea di Startup edizione Catania. Si tratta della seconda tappa del premio dopo quella di Ragusa presentata lo scorso 27 novembre. L'appuntamento è per questo pomeriggio alle 17:30 presso il San Biagio Resort di Acireale. Nell'occasione si festeggerà il 30° compleanno di CEDA, la società specializzata nell'assistenza amministrativa, contabile e fiscale a cooperativa, presente con le sue due sedi nei comuni di Catania e Giarre. Nei suoi 30 anni di storia CEDA è diventata punto di riferimento sul territorio per il mondo cooperativo e non solo. L'incontro odierno vuole essere, nelle intenzioni del presidente, la dottoressa Eleonora Contarino, un momento di festa e di confronto per ripercorrere quanto fatto finora insieme agli amici vecchi e nuovi che hanno condiviso con noi questo straordinario percorso. L'Unicoop Sicilia con il presidente Felice Coppolino, la responsabile regionale del Dipartimento Turismo Lucia Calderone e il consiglio direttivo si congratulano per i traguardi raggiunti e augurano al neo presidente della CEDA Eleonora Contarino e al presidente uscente Rosario Contarino nuovi e importanti successi. Adesso invece ci fermiamo, poi nella terza parte di Reporter spazio allo sport e non solo, tra poco. Ai magazzini del risparmio sono arrivati i costumi in maschera per piccoli e grandi. Scegli il tuo personaggio preferito. Frozen, Marsha, Spider-Man, i pirati, Peter Pan e Trilli, il pompiere. E tanti altri. Magazzini del risparmio, unico per assortimento, il massimo per convenienza. Costumi in maschera per piccoli e grandi. E per tutti i bambini, un simpatico omaggio. Magazzini del risparmio, Piazza Duomo 23, a Cireale, di fronte alla cattedrale. Sono i piccoli dettagli che fanno le grandi differenze. Mucar Auto, da 20 anni al servizio dei clienti, propone autovetture nuove, usate, chilometri zero ed aziendali di tutte le marche, controllate, revisionate e garantite. Personale qualificato saprà aiutarti nella scelta giusta, curando i dettagli del prima e del post vendita. Finanziamenti personalizzati a tasso agevolato con anticipo zero. E ricorda, solo da noi il passaggio di proprietà è immediato. Mucar Auto, via Nizzetti 128, Acicatena, 095. 76 55 716. Mucar Auto piace alla gente che piace. Scegli un argomento a piacere per la vita all'Istituto Superiore Statale Maiorana Meucci. Puoi, per il tuo futuro, scelte specialistiche innovative nel settore tecnico-economico, amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi, relazioni internazionali per il marketing, nel settore professionale, manutenzione e assistenza tecnica, servizi socio-sanitari. Una scuola all'avanguardia, con aule attrezzate, palestre, fornitura gratuita di libri, potenziamento delle lingue, corsi gratuiti per la preparazione ai test di accesso all'università. Sono previsti viaggi studio in Europa, stage aziendali, corsi di recupero, progetti di alternanza scuola-lavoro, attività sportiva, teatrale, musicale. www.maiorana-meucci.it. Telefono 095 61 36 015.
Tomarchio Ottica, occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Tomarchio Foto, da sempre le migliori marche per le tue immagini migliori. Tomarchio è un negozio OXO, 100% ottici optometristi. Richiedi la OXO Family Card di Tomarchio, avrai grandi vantaggi. Tomarchio, ottica e fotografia, Corso Italia 18A, Acireale, professionalità, servizi e assistenza personalizzati. Smoker Store. Sai che le sigarette elettroniche di seconda generazione sono molto più efficaci e prestanti? Sai che il 70% di chi fuma elettronico ha smesso con le sigarette classiche? Sai che, secondo il dottor Veronesi, è il modo migliore per smettere di fumare? Smoker Store. Oltre 200 tipi di liquidi a prezzi sbalorditivi. I migliori ad Acireale in Corso Umberto 183. Ricorda, il fumo uccide, il vapore no. Cosa si mangia oggi? È una domanda che non mi pongo più da quando ho scoperto Carne e Natura. Basta solo andarci e scegliere tra le centinaia di proposte preparate giornalmente. Solo prodotti nostrani e di qualità. La carne bovina e suina proviene dagli allevamenti dell'azienda agricola Acese Messina. I polli ruspanti e le uova da allevamenti all'aperto. Scegli i prodotti nostrani e sai cosa mangi. Carne e Natura. Macelleria, salumeria, preparati alimentari. Via Giovanni Verga 82-84 Acireale. Telefono 095-764-8448. Da 35 anni al servizio della buona tavola. Rientriamo in studio per la terza ed ultima parte di Reporter, che apriamo parlando di Giarre, dove infuria la polemica sui lavori ormai lunghi sullo stadio regionale. Il presidente della SD Giarre Calcio, Giovanni Di Martino, non ci sta e sbotta contro le cosiddette lungaggini burocratiche. Sentiamo. Stadio comunale di Giarre, in furia la polemica. I lavori di ristrutturazione dell'impianto di Via Olimpia, infatti, non conoscono ancora, dopo mesi e mesi, la parola fine. La struttura, così che ospita a porte chiuse sia le gare che gli allenamenti delle due squadre di Giarre, una che milita in eccellenza e l'altra in seconda categoria. Evidentemente il calcio non interessa a nessuno. Le parole rammaricate del numero uno della SD Giarre, la formazione d'eccellenza Giovanni Di Martino, le cose si devono fare e non tramandare di persona in persona. Si parla di piccoli interventi e di una somma irrisoria. Chiediamo da tempo un'accelerazione, ci hanno comunicato adesso una nuova data, a metà febbraio, ma sarà così? Siamo vittime, ha concluso Di Martino, della burocrazia comunale ed in particolare di chi si dovrebbe occupare di far completare le opere necessarie e consentirci di riavere lo stadio nella piena disponibilità. Chiaro il riferimento al dirigente dell'area tecnica del comune, Pina Leonardi, che una settimana fa non ha partecipato al sopralluogo sul posto, al quale invece era presente per la prima volta il sindaco Roberto Bonaccorsi. Si è fatta sostituire così dal geometra Carmelo Torrisi, che ha diretto i lavori, ma tutti aspettavano lei, l'ingegnere Leonardi, accusato di non aver dato quell'accelerazione necessaria per lo svolgimento di alcuni lavori aggiuntivi finalizzati al riottenimento dell'agibilità dell'impianto sportivo. Rammaricato, ma senza polemica, invece il presidente del Calcio Giarre, la formazione di seconda categoria, Giuseppe Siligato, che in una nota ha sì parlato di lungaggini burocratiche che cozzano con la voglia di guardare avanti e programmare il futuro, ma che non intende montare ed alimentare alcuna polemica, perché per noi, ha scritto Siligato, fare sport vuol dire fare aggregazione, vuol dire condividere valori ed emozioni, vuol dire trasmettere ai nostri ragazzi e ai nostri tifosi quanto di positivo si possa fare con lo sport. E di certo non sarà un impianto ad accesso limitato a fermare i nostri entusiasmi. Il progetto della FCD Calcio Giarre quindi va avanti ugualmente, i lavori al regionale pure. Stamattina intanto l'assessore regionale al turismo Anthony Barbagallo ha effettuato un sopralluogo nell'area archeologica di Santa Venere al Pozzo ad Acireale. Presente all'appuntamento anche il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, che accoglie con entusiasmo le intenzioni dell'assessore regionale, il quale ha annunciato una programmazione turistica per la prossima estate nell'area in questione. Sentiamo il primo cittadino, Barbagallo. Sopralluogo da parte dell'assessore regionale e dell'architetto Caffo, della sovrintendente. Abbiamo appunto verificato che i lavori sono di fatto stati completati in fase di collaudo
In una zona veramente così bella si programma per il periodo estivo, insomma, una stagione di teatri, di spettacoli e soprattutto si è parlato anche dell'istituendo Parco della Valle delle Aci, che ancora di fatto non è stato istituito. Speriamo che nei prossimi mesi ci sia, diciamo, questa istituzione che dà a quest'area, diciamo, a questa zona archeologica sicuramente un valore maggiore. E ringrazio l'assessore ancora una volta per la presenza nel nostro territorio. E siamo sicuri che ci sarà una ottima programmazione estiva e soprattutto ci sarà uno sviluppo turistico in quest'area. Una pianificazione che interesserà i comuni non solo di Acireale ma anche di Aci Catena. Ma assolutamente non solo Aci Reale, ma anche Aci Catena, Aci Castello, insomma tutto il territorio che gravita attorno a quest'area. Mi riferisco appunto all'istituendo Parco della Valle delle Aci. Quindi non possiamo che essere contenti noi, ma anche gli altri sindaci. Finalmente si dà il giusto, come dire, risalto ad un'area archeologica che è assolutamente può diventare assolutamente, deve diventare assolutamente turistica. Siamo al calcio, parliamo della sconfitta di ieri dell'Acireale nella finale regionale di Coppa Italia, Marsala contro il Mazara. È una settimana da incubo per i Granata che provenivano da un'altra pesante sconfitta nello scontro diretto con l'Igea. Vediamo. Blackout Acireale, la Coppa vola ancora una volta via dalle mani dei Granata e passa al Mazara che vince con merito e senza mai soffrire un ritorno invisibile degli acesi dopo il doppio svantaggio nel giro di 11 minuti. È un avvio shock, infatti, quello dell'Acireale al Lombardo Angotta di Marsala. Dopo 8 minuti funziona malissimo la trappola del fuorigioco e Genesio batte Arcoria in uscita, portando avanti i trapanesi. Passano 3 minuti, i Granata sono ancora negli spogliatoi, il fuorigioco va ancora a vuoto e stavolta è uno degli ex della gara, Peppe Arnone, a trafiggere ancora la porta Granata con un preciso diagonale che non lascia scampo ad Arcoria. Dopo 11 minuti così, la finale dell'Acireale è già compromessa. Prova a riaprirla allora il solito Conti con un tiro cross al quindicesimo che beffa Iacono e riapre la partita. Solo virtualmente però, perché la tanto attesa reazione dei Granata nella restante ora di gara non arriverà mai per la delusione dei circa 400 tifosi acesi che hanno sfidato il meteo e i 358 chilometri che li separavano da Marsala. Al 35esimo così, Rosella fa il Messi, l'intramontabile Ciccerbini, 43 anni suonati invece, il Suarez della situazione ed è 3-1 Mazara. Acireale alle corde, KO la squadra di Ezio Raciti che non riesce ad impensierire la retroguardia dei gialloblu. Solo una punizione di Millesi nella ripresa prova a scuotere la partita, poi nulla più, anzi i Granata rischiano di subire anche il quarto gol con Compagno che raccoglie un cross al bacio di Bono e fa la barba al palo. Finisce così 3-1 per il Mazara che si aggiudica il trofeo regionale e continua il cammino in coppa approdando alla fase nazionale. La giornata perfetta dei canarini è servita. Per l'Acireale un giovedì nero che fa il bis alla domenica di Barcellona Pozzo di Gotto, 4 giorni da dimenticare e che ridimensionano la stagione dei Granata, comunque ancora in corsa in campionato, anche se resteranno le scorie di una doppia pesante delusione. La Coppa Italia regionale dunque scivola ancora una volta via dalle mani dell'Acireale, come quel 17 febbraio del 2010 a Palazzolo a Creide col Campobello di Licata. Anche allora fu sconfitta nei 90 minuti, anche allora. Ora grossa delusione. Ah, per la cronaca, quella stagione poi l'Acireale di Carlo Breve vinse il campionato. Solo la storia, stavolta, getta il salvagente. Siamo in chiusura, è tempo di andare a scoprire le previsioni meteo per domani. Nuvolosità innocua, venti moderati da nord-ovest, temperature stazionarie 6 gradi la minima, 12 la massima, i mari saranno poco mossi. È tutto per oggi, grazie per averci seguito. Vi ricordo che è possibile farlo anche la nostra pagina Facebook ufficiale, Tenespresso Channel-TG Reporter, dove trovate tutti i nostri TG in archivio, compreso quello di oggi. Una nuova edizione del nostro telegiornale invece in programma per domani, sempre alle 13:40. Arrivederci.